Il Santi Romano è stata la sede della premiazione 2015 dell'Atletica CUS Palermo. È intervenuto il rettore La Galla, ma anche il presidente della FIDAL nazionale Giomi, oltre al presidente del CUS Palermo, l'avvocato Ignazio Quizzi, ma anche i vicepresidenti Rosolino Siculiano e Michele Bevilacqua, che hanno, insieme al sottosegretario all'istruzione Davide Faraone e al presidente dell'ERSU Alberto Firenze, hanno sottolineato quello che è stato il merito e i successi del CUS Palermo in questa stagione. Tanti gli atleti premiati, da Simona Lamantia, ma anche da Pezzi di grandissima storia di Via Altofonte, Salvatore Antibo, Maria Tranchina e le protagoniste dello scudetto, dello storico scudetto del 95, i gemelli Zoglami, Alice Mangione, Giuseppe Biondo, Federico Ragoni sono stati gli atleti che sono stati premiati in qualità di azzurri CUS Palermo, ma anche di campioni nazionali nella passata stagione. Un avvenimento importante dal punto di vista tecnico per quanto riguarda i risultati, ma anche dal punto di vista sociale, perché il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone ha sottolineato quanto siano stati sprecati i fondi nel passato e quanto debba essere rilanciato lo sport nella istruzione. Ed anche per quanto riguarda il presente CUS Palermo, il presidente Giomi ha fatto un intervento di grandissima importanza, perché ha sottolineato: non si può sottovalutare il CUS Palermo, la più importante società italiana da Roma in giù. Tutto per stasera da CUS Palermo TV, il canale ufficiale di Via Altofonte. Vi aspettiamo con il prossimo servizio. Vi ricordiamo tutti i nostri appuntamenti nel sito ufficiale CUSPalermo.it, su Facebook, la pagina ufficiale CUS Palermo. Vi invitiamo a seguirci. Questo è solo il primo di una lunga serie di servizi del nuovo corso della CUS Palermo TV.